Nel febbraio 1953, quando venne istituito per legge, l'ENI, l'ente nazionale idrocarburi, non nacque dal nulla, ma da una società pubblica già esistente, l'Azienda Generale Italiana Petroli. Il gruppo, passato sotto la guida di Eugenio Cefis, già stretto collaboratore di Mattei, decise di adottare una duplice strategia. Sul versante petrolifero, ENI stipulò contratti con alcune compagnie straniere per la fornitura di greggio. Dopo l'accordo con la Esso siglato nel febbraio 1963, fu la volta dell'olandese Shell e dell'americana Gulf Oil. Grazie all'intervento di Egidio Egidi, direttore dell'Agip Mineraria, ENI potenziò gli investimenti nell'esplorazione, continuando a cercare petrolio per conto proprio in vari paesi attraverso società in partecipazione con i governi locali, tra gli altri l'Egitto, l'Iran, la Libia e la Tunisia. Contemporaneamente, ENI puntò a rafforzare le proprie posizioni sul mercato italiano con l'acquisizione dell'Italgas, avvenuta nel 1967. Sul versante petrolchimico, ENI concentrò le risorse nel potenziamento delle strutture dell'ANIC di Ravenna e procedette a nuove acquisizioni. Il suo obiettivo era di creare un grande polo industriale italiano in un comparto fondamentale per lo sviluppo di un'economia avanzata. Sempre agli inizi degli anni 60, ENI realizzò nuovi impianti al sud. Dopo il petrolchimico di Gela, inaugurato nel 1963, fu la volta degli stabilimenti di Manfredonia in Puglia e di Ferrandina in Basilicata. Nel sottosuolo intorno a Ferrandina era stato scoperto il metano, un avvenimento che segnava una frattura col passato. Tutte queste realizzazioni furono rese possibili dai buoni risultati economici e finanziari. Le cose sembravano dunque andare per il meglio quando nell'ottobre 1973 esplose la prima crisi petrolifera, che per le sue pesanti ripercussioni avrebbe segnato la fine della Golden Age, l'epoca d'oro dell'economia occidentale, che durava pressoché ininterrottamente dall'inizio degli anni 50. Lo scoppio della guerra del Kippur e l'embargo nei confronti di Stati Uniti e Olanda decretato dai paesi arabi aderenti all'OPEC causarono un'esplosione dei prezzi del petrolio con un balzo tra il 1973 e il 75 di circa 6 volte in termini nominali, da 2,5 a 12 dollari al barile. Ne seguì la prima recessione economica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il primo shock petrolifero è un fenomeno complesso che è dovuto da un lato a un fenomeno politico, cioè alla presa di controllo dei paesi produttori sul petrolio che producevano, e quindi le nazionalizzazioni, un processo molto lungo. Tuttavia lo sviluppo del potere, diciamo, politico di questi paesi, la loro presa di coscienza del fatto che avevano il controllo di una risorsa fondamentale per l'economia, ha fatto sì che la logica richiesta di questi paesi di avere più denaro da queste produzioni ha fatto sì che il prezzo cominciasse a salire. Diciamo che, supponendo che sia stata una crisi, che in verità era un fenomeno di crescita, almeno da parte dei produttori, la crisi è durata fino al momento in cui le compagnie petrolifere, che hanno risposto al momento di prezzo tentando di aumentare la produzione e scoprendo aree nuove, il Mare del Nord era uno di questi, forse il più importante. Per cui il fenomeno era che le produzioni delle compagnie mano a mano mangiavano una parte del mercato dell'OPEC. L'OPEC doveva quindi ridurre la produzione, anche perché la domanda era calata, e finirono per ridurre la produzione solo dell'Arabia Saudita, che era il maggior produttore. A questo punto l'Arabia Saudita cominciò ad avere dei problemi, perché chiaramente vedeva la sua produzione scendere fino a che è scesa a un livello che era poco più del 10% della sua capacità produttiva, il che era intollerabile. ENI rilevò prima, nel 1973, la rete della Shell, poi IP, e nel 1978 anche la MAC, ex BP. In questi anni ENI dovette accollarsi, su prescrizione del Parlamento, anche parte delle attività dell'EGAM, l'ente per la gestione delle aziende minerarie, con i relativi posti di lavoro altrimenti a rischio di cancellazione. In quegli anni ENI consolidò comunque una strategia di internazionalizzazione con la firma, proprio nell'ottobre 1973, di un accordo con Sonatrach, l'ente petrolifero di Stato algerino, per la fornitura di una consistente partita di gas naturale che si aggiunse a quello derivante da un analogo contratto siglato nel 69 con l'Unione Sovietica.
C'è qualcuno che non mi ricordo chi, ma forse un olandese, che mi ha detto che i contratti di gas sono un po' come il matrimonio, ma dice come il matrimonio cattolico, dove il divorzio non è ammesso. Quindi bisogna fare le cose in modo che il matrimonio vada avanti. Il matrimonio per noi è questo pezzo di carta. Sono in gioco tali investimenti dedicati in un contratto di gas, perché uno mette un tubo a suo carico, a sua responsabilità, che va, per esempio, nel caso più lungo, fuori dal territorio nazionale, va da Mazara del Vallo fino a un posto chiamato Oued Safsaf, che è al confine fra l'Algeria e la Tunisia. Tutto questo viene fatto quando non esiste niente, esiste solo un pezzo di carta. Ora, lì bisogna avere fiducia di aver fatto un matrimonio e quindi bisogna considerare questa cosa come cosa che è destinata a durare nel tempo e come cosa che è destinata a dare vantaggio per secula, seculorum non diciamo, per secula almeno, anche principalmente alla nostra parte, ma anche alla controparte. Altrimenti, se non dà vantaggio alla controparte, allora viene fuori che vengono fuori i divorzi e poi vede che ognuno si deve leccare le sue ferite se ne è capace, se no va in bancarotta. Il trasporto del metano sul territorio nazionale, reso possibile da una vasta rete di metanodotti, conquistò sotto la presidenza SNAM di Enzo Barbaglia il primo posto per estensione in Europa. Siamo nel regno dell'umidità, degli insetti, della malaria, delle liane. Si suda stando immobili. Si scrutano le liane, questo intrico di acqua e di vegetali. La carta topografica, esaminata a Milano, si è trasformata dopo Lagos in questa palude. A inizio la ricerca in Nigeria. Sul versante internazionale ancora una volta risultò decisiva la scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi e la produzione in proprio grazie ad alcuni importanti successi ottenuti soprattutto con le campagne d'esplorazione in Nigeria. Il paesaggio e la terra sono state esaminate e studiate, le strade costruite, gli uomini e i mezzi lavorano. È la Nigeria che nel corso della guerra del Biafra fu teatro di un tragico evento, il massacro di Kwale, che vide nel 1969 la morte di 11 tecnici ENI e il rapimento di altri 18. Dopo che nel settembre 1974 era stato sottoscritto con il governo libico un accordo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in nuove aree, vi erano state ulteriori intese in Egitto, Nigeria e Tunisia. Inoltre, dal 1976, l'AGIP poteva contare su due nuovi giacimenti petroliferi scoperti nel settore inglese del Mare del Nord. In soli 3 anni, dal 1972 al 75, fu così possibile acquisire all'estero un ammontare di riserve di petrolio maggiore di quello ottenuto nell'intero decennio precedente. Altrettanto determinante si rivelò la strategia volta alla realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto del gas metano su lunghe distanze. Eni costruì infatti una rete di condotte per migliaia di chilometri lungo mezza Europa e attraverso il Mediterraneo. Si trattò di un'impresa ritenuta prima impossibile, tanti erano gli ostacoli naturali e tecnici da superare. Eni seppe invece realizzarla con un capolavoro di progettazione e di ingegneria, modificando le prospettive di sviluppo dell'intero mercato del gas in Europa. Intanto stava calando sensibilmente la produzione di gas nella pianura padana, il che spinse a cercare nuovi giacimenti sul territorio italiano utilizzando le tecnologie offshore di cui Eni possedeva il know-how. Il gas fu trovato in Adriatico, dove si inaugurò una lunga stagione di ricerca e produzione. La forte attività di esplorazione e produzione di olio e gas permise ad Eni di superare la congiuntura negativa causata dalla seconda crisi petrolifera del 1979-80. Esploso in seguito alla rivoluzione iraniana il secondo shock petrolifero, ebbe effetti altrettanto negativi sull'economia mondiale, generando una lunga fase di stagnazione combinata ad alta inflazione, da cui il termine allora in uso di stagflazione.
Nel 1983, dopo l'entrata in funzione del gasdotto sottomarino Transmed lungo più di 2000 km che collegava l'Algeria alla Sicilia, venne siglato un nuovo accordo con la Libia, nonostante l'acuirsi delle tensioni politiche verso quel paese da parte americana. Al suo centro, lo sfruttamento di Buri, il più grande giacimento petrolifero del Mediterraneo. L'anno successivo Eni scoprì altri giacimenti in Egitto, negli Stati Uniti, nel Golfo del Messico, in Congo. E consolidò la propria presenza in Nigeria con il programma pluriennale di cooperazione con il governo di Lagos per uno sviluppo agricolo integrato nel delta del Niger. Nel 1988 si scoprì petrolio di ottima qualità anche in Italia, nella Val d'Agri, in Basilicata. Si trattava del più grande giacimento onshore dell'Europa continentale. Il forte sviluppo nel petrolio e nel gas permise a Eni, presieduto fra il 1982 e l'83 da Umberto Colombo e poi sino al 1989 da Franco Reviglio, di rimettere in sesto il proprio bilancio e migliorarne man mano i risultati. Nel 1986 l'Eni rinunciò a una tranche del fondo di dotazione, ovvero ai contributi al capitale della società garantiti dallo Stato, e rinunciò anche a qualsiasi altro genere di sovvenzioni pubbliche. E questo valse anche a rinverdire le credenziali dell'Eni, di una società che, a differenza di altri enti pubblici, di altri enti statali, fece un passo di questo genere, che era rimasto inconsueto nell'ambito appunto del settore economico pubblico. Eni arrivò all'inizio degli anni 90 con la necessità di ridurre la distanza che la separava dal gruppo di testa delle maggiori compagnie petrolifere mondiali, focalizzando la propria attività sul core business del petrolio e del gas metano. Cedendo le attività adesso estranee, spesso in perdita, il cui peso era cresciuto nel tempo per imposizione del Parlamento, semplificando la struttura organizzativa, riducendo l'indebitamento così da acquisire livelli di redditività comparabili a quelli delle società concorrenti. A tal fine contribuì la decisione del governo di creare le condizioni normative e societarie per avviare il processo di privatizzazione del gruppo. Con un decreto legge dell'agosto 1992 sotto il governo Amato, Eni venne trasformata da ente pubblico in società per azioni direttamente controllata dal Ministero del Tesoro, cui veniva riconosciuta piena autonomia gestionale per agire in base a criteri prettamente aziendali orientati alla massima efficienza e competitività. E così maturò la decisione di privatizzare, che aveva il primo passaggio in questo inno alla forza del diritto, in realtà, perché un ente pubblico con un decreto viene ribattezzato società per azioni. E quindi lo Stato diventa in quel momento titolare di azioni, vengono inventate dal decreto le azioni che non preesistono, perché finché è ente pubblico, e in attesa di portare le azioni sul mercato queste vengono concentrate sullo Stato. L'Eni, lungi dall'andare verso una liquidazione che avrebbe rischiato se fosse continuata come in passato, proprio prese il volo. E lo prese in due modi, ecco, uno recuperando il suo core business, che era la cosa alla quale tenevamo di più in effetti, perché c'era questo core business, era forte, aveva enormi spazi e risultava semplicemente intralciato, non perduto dall'esperienza degli anni precedenti. Ed infatti l'Eni, se uno guarda il percorso che ha fatto tra il 92 ed oggi,
oggi è una grande multinazionale del suo settore, collocata in parti diverse del mondo, e insomma probabilmente il suo fondatore, Davide contro i sette Golia, oggi si sentirebbe un po' Golia anche lui, che era poi la cosa a cui aspirava, perché uno non è che vuole fare il Davide per tutta la vita. L'anno dopo, nel 1993, si cominciò a cedere le imprese e attività in perdita strutturale, estranee al core business degli idrocarburi. Si provvide poi a snellire i meccanismi decisionali con una serie di deleghe di responsabilità verso il basso, la riduzione dei livelli gerarchici e degli staff e il ridimensionamento del personale. In pratica, dall'inizio degli anni 90, avvenne il passaggio formale e sostanziale di Eni verso il mercato, con la sua quotazione alla borsa italiana e al New York Stock Exchange alla fine del 1995, e la cessione in successive tranche di azioni presso investitori istituzionali, risparmiatori e dipendenti. Un collocamento che ha dato grande soddisfazione agli azionisti, con un aumento del valore del titolo tra il 1995 e il 2010 di oltre il 200%. La strategia di Eni, che aveva anticipato e seguito questi passaggi al mercato durante le gestioni rispettivamente di Franco Bernabé e poi di Vittorio Mincato, si concentrò innanzitutto sulla razionalizzazione economico-finanziaria del gruppo, che vide un netto miglioramento dei risultati e una redditività sul capitale investito stabilmente al di sopra del 10%. Nel 1995 venne stipulato un importante accordo per lo sviluppo di un giacimento di gas e di oli in Kazakistan. Primo contatto con l'attività petrolifera del Kazakistan abbiamo avuto attraverso i russi del Gazprom. Gazprom nel 90 ci chiese una consulenza per capire meglio come poteva essere sfruttato il campo di Karachaganak, che loro avevano scoperto e sviluppato in buona parte, perforando diversi pozzi, un centinaio di pozzi. Noi abbiamo visto questi documenti che ci hanno fornito e ci siamo veramente piacevolmente sorpresi di avere a che fare con un campo che era un super giant, che in Agip non era mai stato preso, non era mai successo che si capitava di studiare una roba così importante, così grossa. Nel gennaio 1997 Eni firmò una convenzione venticinquennale con i produttori norvegesi per l'importazione di gas naturale dai giacimenti offshore del Mar del Nord. In questa fase Eni si trovò ad affrontare una nuova difficile congiuntura a livello internazionale, sopraggiunta nel corso del 1998 in seguito alla crisi finanziaria asiatica che, con effetto domino, si diffuse ad altre aree geografiche, dalla Russia al Sud America. Il prezzo del petrolio crollò sotto i $10 al barile.
La risposta strategica delle grandi compagnie fu una corsa alla concentrazione tramite fusioni e acquisizioni, con la nascita di vere e proprie supermajors. ExxonMobil, BP, Amoco Arco, Total, Chevron. Per il management di Eni non fu più possibile fare affidamento sulla sola crescita per linee interne della produzione di idrocarburi. Per poter competere su scala mondiale si doveva produrre assai di più e occorreva quindi mirare a un'espansione dell'attività a largo raggio nello scacchiere internazionale, intensificando la ricerca di nuovi giacimenti di greggio e acquisendo quelli di altre compagnie. L'altra tematica che la società si trovò ad affrontare fu il cambiamento della strategia nel business del metano, imposta dall'avvio nel 2000 dei processi di liberalizzazione dei mercati, che avevano fatto seguito all'approvazione, nella seconda metà degli anni 90, delle direttive dell'Unione Europea per il settore elettrico e il comparto metanifero. Si trattò di un caso unico in Europa. L'Eni dovette infatti cedere parte del gas acquisito con contratti a lungo termine, e ciò in seguito all'imposizione di determinati tetti sia alla quota di mercato del gruppo che nella distribuzione finale del prodotto. A parziale compenso, l'Eni fece ingresso nel settore della generazione elettrica, costituendo nel 2001 un'apposita divisione Gas and Power. Nel frattempo, con l'ultima tranche di azioni collocata sul mercato nel corso del 2000, circa il 70% del capitale dell'Eni era passato ad azionisti privati. E si era proceduto nello stesso tempo alla trasformazione in altrettante divisioni operative delle principali società caposettore appartenenti al gruppo. Perciò l'Eni era divenuta, da holding finanziaria qual era in precedenza, una società operativa a tutti gli effetti. Ebbe così inizio, si potrebbe dire, una nuova stagione dell'Eni, del tutto differente da quella del passato, in quanto era caratterizzata da un processo sempre più intenso di internazionalizzazione. A tal fine venne tracciato un piano di sviluppo con l'obiettivo di aumentare la produzione giornaliera di idrocarburi. Dopo l'acquisizione di due campi offshore situati nel Golfo del Messico, nel maggio 2000 fu lanciata con successo l'offerta di acquisto della compagnia inglese British Borneo, e successivamente furono acquisite la società britannica LASMO e la finlandese Fortum Norway. Inoltre, a partire dal 2000, Eni aveva avviato lo sviluppo del più importante giacimento di petrolio scoperto negli ultimi 30 anni, quello kazako di Kashagan, nel Mar Caspio settentrionale. Nel febbraio 2003 si poté festeggiare il 50° anno di attività di Eni, in coincidenza con l'entrata in funzione del gasdotto Blue Stream, una joint venture sottoscritta da Eni con la russa Gazprom per trasportare il gas dalla Russia meridionale sino ad Ankara, capitale della Turchia. A distanza di oltre 50 anni dal primo metanodotto costruito dall'Agip di Mattei per collegare da un capo all'altro l'Italia settentrionale, Eni aveva maturato enorme esperienza in questo campo d'attività, divenuto nel frattempo sempre più importante per via delle molteplici connessioni produttive e commerciali innescate dalla globalizzazione del mercato. Con il nuovo amministratore delegato Paolo Scaroni, la strategia di Eni si è ulteriormente orientata alla crescita nelle attività core del petrolio e del gas, attraverso lo sviluppo di progetti e di accordi internazionali, l'acquisizione di asset nelle tre aree minerarie più interessanti al mondo, il Mar Caspio, l'Africa occidentale e settentrionale e il Golfo del Messico, e il rafforzamento della leadership nel mercato europeo del gas. Per conseguire questi risultati è stato avviato il più importante piano di investimenti mai varato nella storia di Eni. Soprattutto è stata posta al centro della strategia della crescita la sostenibilità, per gestire e sviluppare l'impresa in modo responsabile e trasparente.
è stata data massima attenzione alle tematiche della qualità e dell'innovazione, della responsabilità sociale verso tutti gli stakeholder, della cooperazione allo sviluppo, posizionando Eni al vertice delle classifiche mondiali della sostenibilità. Questi indirizzi hanno prodotto risultati decisivi. È cresciuto in misura rilevante il grado di internazionalizzazione della società, con la progressiva riduzione del peso del mercato italiano nel volume d'affari e nei risultati economici. La riorganizzazione all'interno del gruppo delle varie aree di attività ha permesso di valorizzare l'integrazione superando definitivamente quella separatezza dei business che aveva fino ad ora impedito un'autentica strategia di sistema. Tramite il Polo Saipem, Eni ha conquistato la leadership mondiale nei servizi petroliferi per le attività onshore e offshore, acquisendo un vantaggio decisivo rispetto ai competitor. È stato concluso un accordo storico con la società russa Gazprom per estendere la durata dei contratti di fornitura del gas, realizzare progetti comuni nel midstream e downstream del gas, nell'upstream e nella cooperazione tecnologica. È stato avviato il progetto di fattibilità del nuovo gasdotto South Stream per importare in Europa gas russo attraverso il Mar Nero. Con la società libica NOC è stato firmato l'accordo strategico per estendere la durata dei titoli minerari in Libia, valorizzare le rilevanti riserve di gas, sviluppare l'esplorazione offshore. Con la società venezuelana Petroles de Venezuela sono stati firmati 3 accordi strategici, il primo per lo sviluppo del grande giacimento a olio pesante Junin-5, il secondo per l'applicazione della tecnologia avanzata per la completa conversione di oli pesanti in prodotti leggeri di alta qualità, il terzo per la costruzione di una centrale dalla capacità di 1 gigawatt nella penisola di Guiria, che fornirà energia elettrica alla popolazione residente. Sono stati conclusi accordi per lo sfruttamento del giacimento di Kashagan in Kazakhstan, il raddoppio dell'impianto di liquefazione di Damietta in Egitto, accordi strategici di cooperazione e sviluppo industriale in Angola, Congo, Venezuela, Qatar, Papua e Nuova Guinea. Sono stati acquisiti asset petroliferi nel Golfo del Messico, in Congo, Algeria, Turkmenistan, India. È stato firmato il contratto per lo sviluppo del Giant Zubair in Iraq, uno dei più grandi giacimenti scoperti al mondo, con il quale Eni diventa partner di lungo termine dell'industria petrolifera irachena, contribuendo in modo sostanziale a far sì che l'Iraq diventi uno dei maggiori player nel mercato petrolifero mondiale. Eni ha conquistato e poi ulteriormente rafforzato la leadership nel mercato europeo del gas con l'entrata in Spagna tramite Union Fenosa, in Germania, Francia e da ultimo con l'acquisizione della società belga Distrigas. Sono stati inoltre sviluppati accordi strategici per la fornitura di gas in Russia e nel Golfo del Messico. Sono stati potenziati gli interventi di Eni nel mondo della cultura, tra i quali il restauro della facciata della Basilica di San Pietro, realizzato in occasione dell'Anno Santo del 2000. Il ringraziamento va in special modo a Eni. Oggi Eni promuove una politica culturale a 360 gradi che spazia dal teatro all'arte, dal cinema alla letteratura. Si può perciò ben dire che dopo una lunga rincorsa, Eni ha oggi raggiunto il plotone di testa delle grandi compagnie petrolifere internazionali. Un traguardo che ancora qualche anno fa sembrava fuori dalla sua portata. Un obiettivo conseguito tenendo fede alla sua missione di impresa integrata nell'energia, impegnata a crescere nell'attività del petrolio e gas naturale, facendo della cooperazione e dell'amicizia con i paesi in cui opera la leva strategica di un successo duraturo. Una grande compagnia italiana e internazionale che opera in 70 paesi con uomini e donne che hanno tutti passione per le sfide, il miglioramento continuo, l'eccellenza e attribuiscono un valore fondamentale alla persona, all'ambiente, all'integrità.